Pino è stato un giornalista e attivista siciliano che si è battuto contro la mafia. Abitava a Cinisi in provincia di Palermo. È nato il 5 gennaio 1948. Nasce in una famiglia mafiosa e per questo rompe i rapporti con il padre, che lo caccia di casa quando era solo un ragazzino. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista insieme agli amici, che hanno scompiglio perché denunciano alcuni affari mafiosi. In questi anni partecipa ai gruppi di Nuova Sinistra. Nel 1976 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge le attività culturali. Nel 1977 fonda Radio Auto, dove denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi. Faceva parte della trasmissione Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici. Nel 1978 si candida nella lista Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Peppino è stato rapito e assassinato la notte tra l'8 e il 9 maggio 1978 da Cosa Nostra. Il suo corpo è stato adagiato sui binari di una stazione per far credere che si trattasse di suicidio. L'omicidio è stato ordinato da Gaetano Badalamenti, boss mafioso che abitava a 100 passi da casa sua. Ha dedicato la sua vita a denunciare i fatti mafiosi, non era d'accordo con questo sistema. Peppino in passato ha avuto coraggio, ha lottato per la giustizia nel suo paese. Si è impegnato nel portare dalla propria parte tutti i cittadini che credevano nella giustizia e nella legalità. Nonostante abbiamo cercato di fermarlo, ha perseverato nel portare avanti i suoi valori. Noi cittadini di Medolla siamo onorati di avere una via dedicata ad un eroe come Peppino in passato, che ha combattuto per la legalità. La